compagnia con Luca che ci racconta di questo progetto. Io frattanto approfitto e assaggio subito. Sì, questo è il Bar Fortuna ed è il fulcro del nostro progetto. Noi qua siamo nel Borgo Sociale a Marzano Appio ed è un progetto unico in regione Campania, perché si occupa di ragazzi disabili che vogliono vivere in forma di autonomia in housing sociale. Quindi oggi abbiamo 15 ragazzi che vivono in tre comunità, micro comunità, e che lavorano in un bar, abbiamo la fattoria, produciamo il miele, gestiamo un bed and breakfast e a breve apriremo anche un ristorante, un albergo etico. Parliamo quindi di progetti di inclusione che vengono diramati a secondo delle attività. Ci sono dei tutor poi che li gestiscono? Ci sono degli educatori che vivono con loro 24 ore su 24, ma che sono esattamente dei tutor, cioè li accompagnano nelle loro attività quotidiane e lavorative ed educative. Questo è un progetto, buonissimo. È un progetto molto importante perché ha liberato le famiglie di un problema, di un peso, che è quello del dopo di noi, cioè quando i genitori non ci saranno la più, preoccupazione la preoccupazione seria. Invece noi bene o male ci stiamo riuscendo, creando non solo... Stretto. Ci stiamo riuscendo creando una vita vera per loro. Grazie. Il bar si chiama Fortuna. Dal titolo di uno spettacolo. Di un loro spettacolo che hanno fatto al Teatro Palapartenope. Noi facciamo uno spettacolo all'anno con tutti i ragazzi, sono più di 80 ragazzi disabili. Questo spettacolo si chiamava Bar Fortuna. Poi da là è nata la voglia di chiamare questo bar come lo spettacolo. Quindi è chiaramente un titolo propiziatorio quello dello spettacolo, è un nome propiziatorio per il bar che vedo comunque frequentato, anzi in realtà in attesa ci sono persone, sì. Mentre noi occupiamo uno spazio interno, le distanze vengono rispettate, le mascherine indossate, l'accoglienza è eccezionale, che dire, il caffè è ottimo, io vi ringrazio. Raffaele, che cosa fai all'interno del Bar Fortuna? Pulisco questi caffè. E lo fai buono? Sì. Sì? Buono. Pulisci quindi spazi, ti occupi del bancone, fai in modo che l'ambiente sia accogliente per chi viene? Sì. Le persone sono contente di venire? Sì. E voi? Siete contenti? Sì. Francesco, invece tu che cosa fai? Sei contento di questa attività? Raccontami un pochino. E qui sto molto bene. E che cosa ti piace fare inoltre durante la giornata? Musica, la cucina e stare con Maria Rosaria. Stare con Maria Rosaria. Roberta invece, che mi ha fatto un ottimo caffè, l'abbiamo conosciuta prima. Invece tu che cosa ne pensi? Sei contenta di questa attività? Sì, sono 4 anni che sto qua a casa. 4 anni? E poi sono da poco a casa di Edita. E anche per te lui è il tuo migliore amico? È solo certo, Gesù. È il migliore amico, poi vabbè. Solo amici? Amici, sì. Solo amici? Solo. No, è con poi Milita, è un grande fratellone. E infine c'è Maria Grazia che è qui da un pochino più di tempo, quindi può raccontarci qualcosa in più. Allora, io praticamente ho fatto la richiesta di venire qua perché praticamente avevo un po' dei problemi in famiglia per non litigare continuamente a casa, ho scelto io di venire qua. Quindi anche un rifugio l'attività, quindi per stare insieme agli altri, anche per stare insieme a Roberta, perché è una mia carissima amica. Roberta, mi fa piacere. Lei comunque è un appoggio. L'ho aiutato prima sempre. Diciamo, no, beh, ancora non c'è fortuna. Abbiamo sempre avuto dei litigi, però poi dopo ci siamo calmati.
grazie RCS Salute.